vista dall'altra parte. Tanto mi scusi, il ceppo si balla, entra in aria sulla sinistra, il gol! Mirko Vucinic che ti sei inventato, Mirko, sembrava quella palla addormentata, sembrava ferma quella palla, sembrava un cross per i compagni al centro, ha deciso di effettuare un interno destro a beffare Storari, già riuscito, è il minuto 64 di gioco e la Roma è in vantaggio in un momento difficilissimo. Sensazione così senza pretese di un cross in area da parte di un giocatore bianco-nero, nessun problema per Giulio Sergio Bertagnoni, c'erano anche due giocatori in offside, vedremo quanto Orsato, il quarto uomo, darà di minuti di recupero, sono 4, saranno 4 quindi minuti di recupero a partire da questo secondo. Continuare a giocare, per continuare a decidere chi approderà alle semifinali, incontrando quindi l'Inter di Leonardo, quando intanto la Roma è in vantaggio per 1-0 per il gol firmato da Mirko Vucinic che si procura proprio in questo istante anche un calcio di punizione attaccato da dietro da Krasic. Maurizio, il gol grandioso di Rodrigo Taddei, che gol ragazzi, la punizione battuta da Daniele De Rossi, si sta impazzendo all'Olimpico di Torino, la semi rovesciata di Rodrigo Taddei e i conti si chiudono qui, Juventus che rimane a casa, Roma che approda alle semifinali nel primo minuto dei 4 di recupero, il grandioso gol che fa da replica, anziché conclude, sigilla quella che è la grande sfida di questa Roma all'Olimpico di Torino.